Salve a tutti ragazzi e bentornati da Mike Sciosha. Riprendiamo dal punto in cui ci siamo salutati nell'ultima puntata. In realtà riprendiamo subito da veri fattoni con la sirifica endovena. Comunque ragazzi, ci eravamo rifugiati qui all'interno dello specchio pieno di scarafaggi schifosi. In teoria qui c'erano dei nemici. A parte che se sfondiamo porte così a go go probabilmente li attireremo. Comunque ricordiamo che siamo qui a fare... C'è una torcia, io me la prenderei. Ah va. Si sento il rumore dei nemici. Eccoli qua, l'ho chiamati. Ti do fuoco, ma da... Facca no. Anche perché possiamo utilizzarla una sola volta, la nostra torcetta. Quindi la utilizzeremo per scopi benevoli. Oh! Chi è questo? Joker! Vai a fuoco, ma da fuoca. Disco Inferno. Mamma mia, Disco Inferno, ragazzi. L'ho già detto che era uno dei miei wrestler preferiti quando ero bambino. In realtà era tipo un jobber schifoso, ma io... Che cazzo? Ma che cacchio, c'è un tizio che si è tipo buttato. Bella, però... Oh, oh, sbrigate, Sebastiano. Bella, si è entrata nella mia piscina. Guardate quel tizio. Dobbiamo scoprire che cosa sono queste forme mutagene di personaggi, di... Oh, oh, mia bella madonnina. Oggi, oggi, a parte... Questa seconda parte, ragazzi, sta andando proprio alla grande. Abbiamo trovato l'arma di Sogeking. Che cacchio è? Accecamento. Affallo. Pensavo fosse un'arma, invece un dardo per una balestra. Che però non abbiamo. Vabbè, non ci importa, però spariamo alla madonnina. Cioè, oddio, detta così pare... brutta. Però, dobbiamo sparare alle... alle madonne, purtroppo. È così. Riscendiamo giù, lenti... Come la cacarella. Ragazzi, sentite che sto dicendo un sacco di cacchiate, ma ho deciso, ragazzi, che in questo Devil Within daremo spazio e sfogo a tutte le mie frustrazioni. Anche perché, bam, ti apro dentro e vedo che c'è. Niente. Che poi, che hai droppato? Che cosa cazzo hai droppato? Bomba a mano. Almeno 100 anni, minchia. Chissà da dove te l'hai rinascosta. Vabbè, diamo anche fuoco, cosa che noi però non prendiamo fuoco. Che figata. Comunque ragazzi, penso penso che darò un po' più spazio all'esplorazione, perché comunque è vero, ragazzi. Ecco, ho riscontrato sta cosa, lo dicevo una scorsa puntata. Se n'è andata la trappoletta. Questo è vivo 100%. Vai a terra. Dagli fuoco col cerchio. Con il cerchio. Non risponde più ai miei comandi. Cioè ragazzi, lo dicevo nella prima parte di questa missione, che avrete visto probabilmente a mezzogiorno, e se non l'avete ancora fatto andate, che nonostante riprenda degli elementi tipici dei vecchi Resident Evil, soprattutto il 4, cioè comunque adesso noi possiamo andare bellamente all'esplorazione. Non lascia un... Neo! Cazzo, devo trovare un riparo. Cioè, ma tu non dovresti essere uno zombie. Ragazzi, ci sparano. Dobbiamo stare attenti. Minchia, c'ho uni. Corriamo lì, dentro quella stalla, dove ci sono animali e rumori di sedie. Non è vero, rumori di catene. Chi c'è là? Guardate che belle chiappe col maglialino, eh. Sembra che c'ha una faccia, vedete? Vabbè. Comunque ragazzi, io ho deciso che farò saltare le trappole e non ci avvicinerò più. Sti cazzi se i nemici ci sentono. Meglio di morire. Insomma, dicevo ragazzi, nonostante questo, noi possiamo andare qui in giro bellamente ad esplorare. Più che esplorare, ragazzi, probabilmente a craftare roba che ci servirà per proseguire la missione. Perché è vero che in survival horror è vero che ci sono pochi tipo proiettili, così, a parte non è vero perché noi stiamo carichi come le mine. Però, ah, pensavi di fregarmi, invece no, ti frego io. Però ragazzi, fondamentalmente, cioè se noi andiamo nelle parti... Porca Eva. Sbefanfanfan. Quello è il nemico che... Ah, vedete, ci abbiamo pure un sacco di cerini. È quello con la motosega. Vabbè. Però se vedete, noi andiamo un po' in giro a farlo, vedete? Poi capita queste situazioni in cui stiamo pieni, stiamo carichi. Però effettivamente i proiettili ci sono. Quindi andiamo sempre un po' a cercare. Diamo spazio anche all'esplorazione. E vabbè, detto tutto questo. Una cosa che stavo dicendo prima, poi ci è cascato tipo un
un uomo addosso. Oggi saranno le puntate del perché e del per come e delle parole non dette. Avrete visto, insomma, sto andando avanti con la webcam. In realtà perché nessuno mi ha fermato, perché nella prima puntata, ragazzi, avete scritto ovviamente tutti partecipo nei commenti, non mi avete dato grossi feedback dal punto di vista del gioco, se vi piace o no, se preferite la facecam o no. Infatti, ecco, colgo l'occasione, ragazzi. Oh, un'altra madonna. Bam, in faccia proprio così. Nei commenti fatemi sapere, ragazzi, se insomma, se il gioco vi sta piacendo, che cosa vi piace, che cosa non vi piace soprattutto. Perché per esempio a me non piacciono le bande nere su e giù. Oh! Ok, ancora vivi, meno male. Cioè, perché comunque, ragazzi, a parte io capisco perché l'hanno messe. Vai, crafting. Perché probabilmente, ragazzi, avete visto, già ci sono dei limiti tecnici del gioco. Comunque graficamente non è proprio next gen. In realtà non è manco quasi PS3, però vabbè. Diciamo che facendo così le prestazioni del motore, insomma, il processore viene sfruttato di meno. Cioè comunque è più leggero. Entriamo qua dentro. Però boh, non mi piacciono tanto. Però è vero, se magari a voi che non giocate vi possono sembrare tediose, per me dopo un po' che ho giocato, insomma, cioè all'inizio mi danno fastidio, però dopo quando giochi te ne quasi dimentichi. Però è una cosa che non mi piace. Voi fatemi sapere che cosa vi piace. E se volete io continui con la cam o no. Essendo un horror, ragazzi, ho pensato di farlo con la facecam. Però vi avverto subito che le prossime serie torniamo vecchi albori, vecchio stile. Potremmo salire lì sopra, ma no. Io voglio uccidere quel cecchino lì sopra, però mi sa che è meglio che entriamo là dentro. Ti devi sbrigare, corri, Sebastianello! Corri! Oh, non ci hanno sparato. Grandi. Vedete, ragazzi, esortare il nostro personaggio fa sempre bene. Nonostante noi entriamo dentro così le case degli altri. Questi evidentemente non abitavano in Italia, perché... Allora, vai. Tiriamo leve così, magari è tipo una trappola e noi non lo sappiamo. Dai, te la ritiro così. A buffa, a sfregio. C'è quel tipo che c'ha gli occhi bianchi, spiritati. Forse ci vede, non lo sappiamo. Porco due, allora ho visto bene. Ma cioè, ma così proprio da... A parte che non è entrato sto tipo, perché sennò avremmo sentito la porta. Arco Giuda, dai, prendi la siringa. Davvero fattone, un po' di cheta, un po' di speed. Vai, ci siamo ripresi. Mo ti tiro un calcio alla porta, vaffanculo, ti do fuoco. Giovanna Darko is the way, inutile che ti alzi, torna giù. E dammi la tua accetta, bravo. Amico mio, ti accettiamo. Mazza, accetta proprio, è più distruttiva dell'ebola. Porca miseria. Insomma, che dicevo, ragazzi, vi avverto, le prossime serie saranno vecchio stile, vecchi antichi fasti. Che cazzo vedono i miei occhi un po' rossi? Palestra agonia! Vai, vai, sto per godere, ragazzi. Pure gli esplosivi abbiamo preso. Mamma mia. Se non ci avessi le mani occupate. Crea dardo, vai. Creiamo subito qualche dardo esplosivo, così. Prepara dardo per agonia. Ah, allora ecco, con questo dardo, sì. Con questo, insomma, con questo arnese, ragazzi, lanceremo quello che abbiamo trovato prima, quell'arma di Sogeking. Però noi craftiamo, andiamo in giro. Che cazzo ho fatto? Oh, pensate, ragazzi, se noi tiravamo la leva e morivamo così. Pesante. Insomma, completiamo di sta cosa. Torneremo vecchio stile, senza cam. Anche perché, ragazzi, la mia idea, cioè, le mie fondamenta, il mio pensiero su YouTube non è cambiato, come YouTuber soprattutto. Cioè, la mia intenzione è sempre divertirmi insieme a voi, con voi, giocare il gioco insieme, cercare di trasportarvi qui a fianco a me. Però, ragazzi, senza comunque togliere importanza al gioco, e soprattutto facendovi vedere com'è il gioco, soprattutto giocato da veri pro. Quindi, ragazzi, diciamo, la cam resterà sempre una... Oh, la poliziotta, zitti tutti. Diciamo un plus per queste situazioni. Vieni alla polizia. Nella mia città c'è una malattia. Ma io non gli do fuoco. Non so, ragazzi, se magari... Fucile a pompa. Ecco perché era segregato da una poliziotta. Dammi il tuo cervello, cervelloide.
Mamma mia, ragazzi. Mo' ditemi, survival horror de che? Che noi troviamo roba come... Cioè, guarda qua, munizioni. Cioè, non possiamo neanche prenderle perché ci abbiamo troppa roba. Sto a giocare alla grande, va. Mi devo dare una pacca sulla spalla. Bravo, Mike. Più che altro, ragazzi, non è vero. Sto straparlando perché... Ultimamente gioco e sto a casa da solo e non mi va di cacarmi in mano. Cioè, l'avete detto, ma... Mortacci tua. Come ci è riuscito così in fretta? Ma vaffanculo. Ma non mi farebbe comodo. La prego, facciamo in fretta. Dobbiamo trovare Leslie prima che gli succeda qualcosa di brutto. Allora, fino a prova contraria, gli dobbiamo trovare. Devo, perché tu non stai a fare niente. Kit medico. Kit sono rari, ma aumentano di poco la salute. Ma come i vecchi FF. No, che FF. Esperimento numero 4. Soggetti da 4 a 13. Attività cerebrale ridotta, ma sincronizzazione riuscita. I soggetti sperimentano anche una forma di coscienza condivisa. Le valutazioni indicano una rapida degenerazione della coscienza. E i cervelli si riducono a masse inerti che tendono alla putrefazione. Sta dietro la porta. Devo collegarmi per provare il loro terrore prima che diminuisca. Diamo un calcio alla porta. Mamma mia, MacGyver! Comunque, raga, il calcio alla porta più letale della ginocchiata di Edward di... come si chiamava? Assassin's Creed 4. Edward Kenway. Infatti, ragazzi, prossime serie ve lo ricordo importanti: Assassin's Creed, Far Cry 4. Dai, fomentati. Peraltro, ragazzi, vi posso chiedere una cosa che solitamente, sapete, a me... Momento routine, scusate. Non mi interessa mai, abbiamo settato la nostra mappatura delle armi. Io non ve lo chiedo mai, insomma, mettete mi piace, ragazzi, sapete, a me non... Cioè, del numero non mi interessa, però, siccome ultimamente sto cazzo di YouTube sta continuando... Ma se gli sparo, che dite? Oh, una madonina. Vabbè, gli spariamo pure alla madonina. Però intanto spariamo a sto tizio perché... Ah, in testa! Aspettate, c'ha una mira proprio... No, gli avevo... Vabbè, diciamo che abbiamo fatto cilecca, eh? Però non mantiene la mira. E vai. Mi sa che, ragazzi, non ce la faremo mai a sparare lì. No! Se va. Perché mi devi far sprecare le munizioni così? Dai! Non ci credo. No, vabbè, ragazzi. Ma tu mi stai a trollare. Mi stai trollando. No. Sì, vabbè, va. Ciao. Avevamo 500 proiettili, madema. A parte che è mortale lui. No, vabbè, io... No, vabbè. No, vabbè, ragazzi, mo... va. Ho usato tutte le... Ho usato tutte le madonne. Ho usato tutti i proiettili. Cioè, capisco che... Come strategia è una cazzata fare quello che abbiamo fatto, eh. Però era giusto così per svag. Però Gribbio, cioè, ho capito che... Possiamo aumentare le statistiche, le abilità del nostro amico, ma Christian D'Avena non puoi cileccare così. Vabbè. Boom, eccoli là, ci hanno sentito. Via. Scappiamo. E quindi, ragazzi, siccome YouTube ha cambiato di nuovo queste cose, ho riscontrato che... che i feed non è che tutti voi li ricevete, anche perché adesso stiamo quasi alla soglia. Non mi voglio portare sfiga, ma degli 80.000, che è un traguardo per me incredibile. Quindi, ragazzi, se siete stati attivi mettendo mi piace, commentando e tutto il resto, a parte me fa immenso piacere perché vuol dire che il video vi è piaciuto, che poi è quello il motivo, ragazzi, per cui uno dovrebbe mettere mi piace. Magari non vi è piaciuto. Che poi, tra l'altro, ragazzi, uno non si fa scrupoli a mettere non mi piace, però è sempre più difficile che uno... Cioè, mette non mi piace... E il mi piace, cioè, uno spende lo stesso tempo. Però a volte, boh, mi sembra che uno fa più... No, fatica. Però è più facile mettere il non mi piace che il mi piace. Proviamo l'arpione, che l'abbiamo appena preso. Dai, su, tu sei la nostra prossima vittima. No, l'ha lisciato, ma guarda, mo smetto. Figo, l'ho appiccicato al muro e non è morto. No. Ce l'hai impalato in testa. No, non ha l'esplosivo! Maledizione, ragazzi.
Stavo... All'inizio della puntata ho detto sto giocando bene, infatti. Infatti stavo tipo per morire con le mie stesse mani. Però finché dura fa verdura, quindi siamo ancora vivi. Ci sono trappole qua, ma l'esperienza insegna che famose cazzi nostri, raga, perché prima siamo quasi morti, quasi moruti, e quindi mo adesso craftiamo e basta. So, ragazzi, che potremmo andare dritti per dritti a ammazzare quella vecchia che stava lì, là al cancello, e insomma apri il cancello. Però questa puntata la voglio dedicare anche un po' a esplorare, perché magari avete visto, cioè in realtà abbiamo già visto che esplorando veniamo comunque ripagati, perché abbiamo trovato fucili a pompa, pompini, pisellate negli occhi. Mamma mia, la volgarità. Lui ci guarda, non possiamo andarcene. Ma chi è questo? Non credo, dai. Che è, fuoco? C'è nemici? No. Però, insomma, magari non lo faremo sempre, però stavolta facciamolo, visto che siamo nelle prime fasi di gioco, è anche importante farlo. Allora, vecchietta, è giunta la tua ora. È giunta la tua ora. Però ti devi girare, eh? E come disse Garcia Lorca, e viva la socca. Vai. Tutti a terra, yo. Non ti diamo fuoco perché i cerini sono importanti. Vai, apri il cancello, maschio. Oh, ottimo. Vai. Ci sarà qualcosa che riesca ad aprirlo. Una motosega, magari. No. Aprilo, per favore. Ottimo. Ci sarà qualcosa che riesca ad aprirlo. Una motosega, magari. Sì, so, ragazzi, che state pensando quello che sto pensando io. Motosega, uomo incatenato, il ciccione con la motosega. Eccolo. Non so se mi sento pronto. Bella, zi. No, ci ho visto. Ok, penso di essere pronto, anche se ho visto una Madonna. Quindi buttiamola giù. A parte, è brutto dire Madonna, diciamo signorina di ceramica. Babam, buttiamola giù, prendiamoci l'ennesima chiave. Ragazzi, non vedo l'ora di andare lì nell'armadietti della nostra infermiera con gli occhiali da segretaria, un po' così, un po' porno. Siamo... No, stavo per spengere la candela col mio fiato, con la mia fiatella. Siamo pronti, abbiamo il fucile a pompazza. Abbiamo le mine. No, le mine no, ci abbiamo però le bombe. Secondo me, ragazzi, se facciamo, gli spariamo in testa dall'alto, magari muore, ci buttiamo su di lui come, penso, degli allupati. No, da qui non lo prendiamo. Un po' porno. Sì, sto correndo e non ce la faccio. Mamma mia, se va, io vorrei di no. Ma quando tu... Guarda, eccola là, ma perché dobbiamo liberarlo? Non ci potremmo tipo tuffare? Prendiamo la segra e poi risaliamo. Beh, minchia, che alla forza di mille uomini. A secco. No. Vabbè, meno male c'ho il fucile di qualsiasi cosa. Ragazzi, è libero. Mo... adesso ci farà il culo. Preparate la vasella. Anna, apparecchia le chiappe, che la ciccia è pronta. Ve la ricordate? No, tiriamogli quella esplosiva. Dai, ciccione obeso. All'anca, sul fianco. Sul pacco. No, vabbè, no. Devi essere morto, calcola. No, non è morto. Manco per niente. Noi fuggiremo. Probabilmente la sua stirpe, sì, ragazzi, non si riprodurrà più, ma lui non è morto. Abbiamo tirato proprio un dardo esplosivo lì. Non credo che l'abbia usato più di tanto nella sua vita, ma sicuramente non lo userà più. E l'abbiamo buttato. Vai, apri le porte. Devo abbatterlo velocemente. Sì, ti stiamo aspettando, esci dalla porta. Non resisterai, Non resisterai alla furia dei veri pro. Beh, non c'è più? È scappato? Oh, ma dove sta, regà? Questo non viene. Volevo affrontarlo a viso aperto qui, dove gli spazi sono un po' più ampi. Perché è vero, ragazzi, che noi siamo quelli che hanno creato le tecniche termobili nei videogiochi, ma
qua non è. Probabilmente non è il gioco adatto. Eccolo, eccolo. Ah, non sei. Ma no, ma vaffanculo, non sei te. Non cerco te. Ma vaffanculo. Vabbè, dai, abbiamo testato almeno il fucile a pompa e funziona. Nonostante non credo che quello sia morto. Dai, esci fuori, fatti vedere. Fatti vivo. Anzi, fatti morto, così ci dai la motosega e noi ce ne andiamo per cavoli nostri, amici come prima. Eccolo buzzicone, ciccione obeso. Perché negli horror ci deve essere sempre un ciccione? Guarda, non muore, gli ho tirato 4 colpi. No, 3. Questo è il quarto. Motherfucker, uno. Ok, stiamo, vai. Vai, ci abbiamo solo quello accecante. Cioè, raga, stiamo con le pezze, non c'abbiamo più armi. Ah no, la granata. Tiragli la bomba, Sinisa. Mo se muori così, te ne devi andare. Vai. Cioè, praticamente abbiamo esaurito tutto il nostro arsenale per farlo fuori. Eccoti. Cioè, pensate quando andiamo a affrontare quello. Devo che ci può assolutamente resistere. Non ti preoccupare, non sei matto. Stai solo fuori con l'accuso, non ti preoccupare. Motosega. Nei denti di questa vecchia motosega c'è un po' di tutto. Wow. 5000! Come godo! Come God of War. Vai, aziona la motosega. Voglio vedere il dottore che sicuramente adesso verrà e dice: oh, ce l'abbiamo fatta! No, ce l'ho fatta. Brutto dottore. Dai, ci siamo comportati bene, ragazzi. Nonostante le cacchiate oggi scorrano belle prepotenti. Ci andiamo? Abbiamo esplorato tutto, vai. Fermo! Lo sapevo! Mannaggia. Aspetti, agente. Deve portarmi con lei. Perché? Detective Castellanos. Leslie deve essere laggiù. Dobbiamo assolutamente trovarlo. Paga! E noi te lo troviamo. Vabbè, ragazzi. Sì, abbiamo completato anche questo terzo capitolo. Ce la siamo cavata nonostante qualsiasi cacchiata. Io vi do appuntamento ai prossimi video. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace, un like per Mike. Commentate facendomi sapere che ne pensate del gioco, se vi sta piacendo o no. Un saluto a tutti da Mike Shrosh. Passate anche sulla pagina Facebook per rimanere sempre in contatto e sempre aggiornati con i prossimi video. Un saluto a tutti da Mike Shrosh. Alla prossima, ciao ragazzi. Ciao. Il FOMO.